Ciao. Vedi che ridi, presentano. Vedi che ridi. Presentano. Vai, presentiamo. Cosa presentiamo? Un nuovo cocktail per i nostri telespettatori. Ora te lo faccio io la domanda. Ma te la colazione come la fai? La faccio con cereali, fette biscottate, bravo, marmellata, Nesquik. Allora, io oggi ti voglio fare un drink con la marmellata. All'interno la marmellata. Quindi andiamo a prendere intanto il tè e i frutti rossi. Ah, i frutti rossi. Sì, i frutti rossi, bravissimi. Bene. Quindi usiamo lo shaker per amalgamare al meglio tutti gli ingredienti che abbiamo. Ottimo. Ok, andiamo a prendere il tè e i frutti rossi. Sì. Andiamo a mettere 2 once, quindi equivale a una tazzina di caffè. Poi andiamo a prendere il gin. Ottimo. Il gin è ormai da anni che è super... va super di moda. No, ma in tutto ciò, cari telespettatori, avete notato il nostro Tancredi che ci accompagna ogni puntata con questi meravigliosi cocktail, il gin, ma guardate, cioè veramente queste bottiglie carine personalizzate con il logo di Chef in Campo. Belle, 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 belle. Andiamo a mettere 2 bar spoon di marmellata, in questo caso andiamo a metterla dolce. Che gusto. Di arancia. Andiamo a shakerare. Andiamo a amalgamare il tutto. Andiamo a fare un doppio filtraggio. Andiamo lo scolino che tutti nel nostro cucina abbiamo. Doppio filtraggio, doppio eccoci filtraggio. Qua. Bravissimo. E voilà. Andiamo a filtrare. Andiamo a colmare il tutto di ghiaccio. Ovviamente il ghiaccio deve essere sempre quasi all'orlo. E poi come finale, come guarnizione, andiamo a mettere una fetta biscottata che può essere accompagnata, vedi, bevendo il cocktail. Vedi, molto particolare. Andiamo a mettere il nostro sottobicchiere e qua. Bene, cari telespettatori, questo è il cocktail della puntata di oggi. Io naturalmente ti ringrazio. Grazie perché sei sempre bravo, professionale. E a questo punto... la sigla. Benvenuti ad una nuova puntata di Chef in Campo. Ringrazio come sempre il nostro Tancredi che ogni puntata ci consiglia un buon cocktail. Mi raccomando, da casa potete farli anche voi e seguite soprattutto le nostre ricette. Oggi qui nella nostra cucina un ospite, una grande attrice, nonché regista da poco, spumeggiante, vulcanica e poi che altro ancora, lo scopriamo insieme a Chiara Sani. Benvenuta. Grazie per l'invito, ciao a tutti. Che poi, che invito, questa è la mia cucina, giusto? Ah, partiamo già bene, ecco. Caspita. Ciao, benvenuta, sono Chiara. Molto felice di essere qua. E allora, vai nella tua postazione. Vado là? Esatto. Mi piaceva perché... anche qua, eh? Eh sì, però questa è la postazione dello... Prego, comodi, vicino a un mito, a un super chef. No. Il nostro chef Andrea Palmieri, che tra l'altro ti aiuterà a realizzare il piatto che tu hai scelto. E poi, come puoi vedere, abbiamo Manuela, la nostra cake creator, che realizzerà un dolce in diretta e poi sarà la bomboniera finale per la puntata. Fantastico, quindi personalizzato, sì, un dolce personalizzato, un mitico, bene, fantastico, bene, meglio bene di così, scusa. Allora, che piatto hai deciso di portarci? Lo vogliamo presentare in un modo particolare, in un modo particolare che i telespettatori conoscono? Ok. Baci stellari a tutti quanti, sono veramente felice, adoro questo pubblico. Io in genere ne ho visti tanti di pubblichi, ma un pubblico come questo veramente non l'avevo mai visto. Oggi ho scelto un piatto particolare. Voi conoscete il mio balletto La morte del cigno tartufato. Ora cuciniamo buonissimo questo cigno tartufato, che è molto semplice perché praticamente tu lo imbottisci di sauté di cozze, giusto, impepata, e poi trippa, praline di bue, pancia di maiale, quant'altro. Ma questo è soltanto uno stuzzichino, solo per il languorino, va bene? Va bene. Finger basta, food, diciamo. Sono uscita dal poltergeist. Eccomi qua, sono ancora la Chiara. Chiara, torna in noi, torna in noi. Fantastica, fantastica. Qual è in realtà il piatto che hai scelto? Allora, il piatto che mi piace tanto ed è lo stracotto. Siccome non lo so assolutamente cucinare, ho detto, beh, ma io ne approfitto, c'è lui, e così lo imparo. Così lo facciamo. E allora, Andrea, sì, andiamo a realizzare il piatto che ha scelto
l'ospite della puntata di oggi. Sì. Lo stracotto di manzo al vino rosso e prugne. Buono! Assolutamente, buonissimo, dico gli ingredienti. Quindi abbiamo dei bocconcini di manzo, qui più collagene c'è, meglio è, quindi non prendiamo proprio la polpa, insomma. Scusa, ma il collagene anche per lo zigomo, va benissimo se te lo... Sì, assolutamente sì, è perfetto. Poi abbiamo delle prugne, okay, già denocciolate chiaramente, sale, poi la farina che ho già messo qui pronto per... in agguato. In già per il lavoro dovremmo fare. Carote, okay, cipolla rossa fondamentale, non bianca ma rossa perché è più dolce, più gustosa. Ah, okay. E poi del sedano e dell'olio extravergine di oliva. Che cosa facciamo fare a Chiara? Allora, iniziamo subito. Ti come dico subito detto, che non sono proprio molto... Alt, disinfettiamo le mani prima, sì, di certo, iniziare. Come facciamo? Fai tutto tu? Ecco qua. E poi, caro Andrea, fantastico, vedo che ti stai già sbottonando. No, Chiara è impegnata, tu sei un padre di famiglia. Si sta sbottonando? Sì, ma poi tu... Ma lui poi è un padre di famiglia. Esatto. Anzi, ne approfitto, posso... Poi che? Posso salutare i miei... Ma tu fai come te pare. Chi devi salutare? I miei figli. Ah, certo, scusa, tesoro, salutiamo. Ma quanti figli hai? Ce n'ho tre. Tre per ogni città, giusto? Tre per ogni città. Ogni casello d'Italia. Matteo, Stefano e Lorenzo, che saluto. Bene, scusa, allora anche lei, per favore. Certo. Quanti figli hai tu? Io due. Due più altri sei gemelli, giusto? Saluto anche io e i miei bimbi, Mattia e Elisa. Bene, la puntata proprio dedicata ai figli. Noi non ne abbiamo, no, e quindi andiamo siamo avanti. Siamo due bambini. Da una parte forse. Iniziamo allora, bimba. Mi puffo qua, cosa faccio? Allora, li prendiamo e li cominciamo, come ho detto prima. Li passiamo, okay, nella farina. Una perfetto volta passati nella farina, i bocconcini li mettiamo qui a fuoco. Allora, scusate, okay, io sono... Lo sai bene, Chiara, no? Sì? Noi ci conosciamo, io sono un conduttore, un ambasciatore del gusto per eccellenza che deve anche... capire se gli ingredienti delle nostre ricette sono adatti, buoni, a realizzare il piatto. Allora, okay, io voglio fare una cosa, ci cosa provo, devi fare? Eh? Cosa fai? Ruby? No, ha fatto mai visto, ha fatto l'assaggino. Quelle sono buonissime poi, fa bene. Golosastro. Direi che sono buone. Sono buone? La... Ma iniziamo bene anche a parlare di te. Ok. Allora. Attrice, tu hai fatto tanti ruoli. Allora, ma c'è sì un ruolo che ti porti nel cuore, un personaggio che tu... Questo è il personaggio di Chiara. Allora, mi sono molto divertita a fare Mari del Sud, un film di Marcello Cesena, con Abba Tantuono e Victoria Brill, che è l'attrice che ha lavorato tantissimo con Pedro Almodovar, ed è un film divertentissimo dove facevo una cattiva. Spesso nei film comici mi fanno fare ruoli da cattivissima, tipo Crudelia De Mon. Ma veramente? E che ti devo dire? Succede. Un volto come te. Sono anche divertenti, eh. Ecco, però... Nella tua carriera tu hai anche iniziato a fare la regista, hai realizzato ben tre cortometraggi. Esatto, perché praticamente per tanti anni ho fatto nelle varie reti nazionali l'inviata speciale, anche in situazioni abbastanza comiche, e uscivo da sola con la troupe, andavo al montaggio dal montatore, per cui inevitabilmente ho imparato un mestiere. Cioè è spontaneo, no? Poi mi piace molto la creatività, inventarmi delle storie, quindi ho scritto tre cortometraggi, li ho diretti. Poi mi è venuta in mente questa storia di vecchie canaglie e ho detto, beh, non si può non fare vecchie canaglie. Un film che è uscito, è un di film recente da al cinema. Esatto, è stato quindi un bel il tuo debutto da regista. Bravo, al cinema. Un'esperienza favolosa. Ricordiamolo, nel cast grandi attori. Grandi attori nel cast, perché abbiamo in pratica la storia di un gruppo di vecchietti che si ribella in un ospizio perché vengono trattati molto male, per cui decidono che prendono in pugno la situazione e non vogliono più subire. Allora il capo del gruppo dei vecchietti è Lino Banfi. Beh, poi abbiamo Andy Luotto e abbiamo Pippo Santonastaso, tanti altri attori. Poi c'è Andrea Roncato che fa il primario cattivo, che conosciamo, tra l'altro Andrea è venuto qui a cucinare, so, nella nostra cucina. Lo sì, so, me sì l'ha raccontato. E poi ci sono tanti altri personaggi molto, molto bravi, ma in particolare Greg di Lillo e Greg, che è il figlio nel film di Lino Banfi, quindi c'è questa coppia inedita Lino Banfi e Greg, padre e figlio, e insomma ne combinano. Beh, diciamo che dirigere un film così impegnativo con questi grandi attori è veramente... È molto intenso, è molto, un'esperienza molto intensa, non pensavo così tanto, perché ti trovi in un set con tantissime persone e tutti continuamente ti chiedono, ma questo lo vuoi giallo o verde? Ma quello lo metto lì o là? E tu devi sempre veloce rispondere, no? Per cui devi tenere il... Ma rispondevi come Valeria Marini o come Chiara? Quando ho provato a fare la Marini c'era proprio il crollo della risata, perché c'era talmente tanta stanchezza che almeno sdrammatizzavamo un po'. Bene. Però non mi veniva molto la Marini in quei giorni, no, perché lavoravamo come dei pazzi. E allora Chiara, io mi dirigo dalla nostra, okay, Manuela. Senti che profumino, no vabbè ragazzi. Ma qua c'è sempre profumo, c'è il profumo della bella Italia attraverso i nostri sapori. Esatto. Vado dalla nostra Manuela perché voglio conoscere
insieme ai telespettatori il dolce Chiara che ha deciso di realizzarti. Che dolce hai deciso? Allora, per Chiara ho deciso di fare una base di biscotto croccante al cacao, una mousse allo zabaglione con all'interno una gelée di caffè. Lo adoro. Bene, allora cara, una porzione anche per me, lo sai che io sono un golosone. Ma non avevamo iniziato la dieta. Ma no, la dieta con Chef in Campo non si inizia mai. Se no, il nostro regista Mario Maillaro mi sostituisce subito. Allora, ragazzi, vedo che state iniziando ad entrare nei meandri di questa cucina. Esatto. Qual è la situazione del piatto? Allora, abbiamo rosolato la cipolla rossa, senti che profumo, la carota e il sedano. Sì, questo è proprio uno dei trucchi, è questo qui, questo soffritto molto profumato. Poi lei ha infarinato i bocconcini, adesso piano piano, lo stile perfetto, però mi sta venendo bene, li stiamo andando a rosolare. La farina è importante perché poi andrà a addensarsi. Certo. Questa cottura la facciamo al forno, Anthony, quindi poi ti faccio vedere. Mettiamo il forno a 160 gradi coperto e lo facciamo andare per un paio d'ore. Okay. Andrea, per i nostri telespettatori, un consiglio utile per la preparazione di questo piatto? Allora, beh, fondamentalmente quello che dicevo io, se vogliamo farlo, intanto di usare... Il mio maestro diceva, quello che ci metti ci ritrovi, quindi devi usare un ottimo vino. Attento a quello che metti. Ok, esatto, fondamentalmente, quindi carne buona, verdure fresche, ok, e vino ottimo. E poi è quello di cuocerlo in maniera dolce, se lo facciamo, quindi fuoco molto basso, altrimenti al forno, come facciamo noi oggi, viene benissimo. Quindi vi consiglio la cottura al forno. Allora, Chiara, se ti va, richiamiamo Valeria Marini e lanciamo insieme la pubblicità. Posso dire che praticamente mi è venuto un languorino incredibile, quindi consigli per gli acquisti che farete per me, però soltanto per me. Baci stellari. Bentornati a Chef in Campo, per chi si fosse sintonizzato solo ora, nella nostra cucina abbiamo come ospite di puntata l'attrice neoregista Chiara Sani. Ciao, conosciuta qua. Anche, ricordiamo, nel periodo della pandemia a Striscia la Notizia. Mamma tu interpretavi mia. La nostra Valeria Una Nazionale. Bravo, è stato incredibile perché è il primo lockdown, tutti a casa, bloccati, adesso che farò nella vita, oddio, mi arriva una telefonata, Antonio Ricci, che mi dice da domani fai la Valeria Marini dal bagno di casa tua. E mi sono messa a fare la Marini tutti i giorni che strillavo, facevo finta di essere nel bagno del Grande Fratello, per cui dovevo essere molto arrabbiata, urlavo e dovevo ripetere un po' queste clip, quindi nel mio palazzo erano convinti che ci fosse dell'esaurimento nervoso nell'aria. Bello questo aneddoto, ma tu intanto a questo punto proseguiamo col piatto. Servirebbe del vino rosso. Ok. Lo devo bere adesso? No, prima non me lo bevo. Se poi un po' lo versi e poi lo bevi quando... Se no non viene il piatto. Allora lo verso, un cioè po' vorrei fare una fiamma. No, adesso, no, non la fiamma perché non c'è fiamma. Ma guardate che stile che ho. Brava. Ma guardate che perfezione. Io non lo so, ma oddio. Sto schizzando dappertutto. Non ti preoccupare, dopo ci penso io. Ma che legame. Bravissima. Bravissima. Come se lo facesse tutte le mani. Come versi tu il vino... Non lo versa nessuno. No. Elegante, lo stracotto ha proprio un sapore di... Di nostrano, non no, so cosa volevi no, dire. No, no, che sei buona. Ecco, dopo questa. Ti guardavo, mo ho visto bene i tuoi occhi, ho detto, ammazza. Grande. Questo saporino, poeta. Che ne so. È un poeta. No. Che pizza sei? Che pizza sono? Sì. Capricciosa. Dai, non avevo dubbi. E allora, ci colleghiamo dal quartiere, appunto, Pigneto. Vediamo che cosa ha preparato. Vittorio. Oggi per la nostra bellissima attrice abbiamo preparato una pizza prendendo spunto dal suo ultimo film, chiamandola appunto Vecchia Canaglia. Stendiamo la pizza, mettiamo il pomodoro, la mozzarella e l'uovo occhio di bue. Inforniamo. Aspettiamo qualche minuto, sforniamo la pizza e fuori cottura guanciale croccante. E la nostra pizza Vecchia Canaglia è pronta per voi. Grazie Vittorio, verremo a trovarti da Lodi insieme a Chiara. A Chiara, ma certo, mamma mia. Veramente qui dei piatti favolosi, passiamo da un piatto all'altro. Dalla pizza, da tutto quello che riguarda appunto i sentieri del gusto. Le cose buone, esatto, le cose proprio genuine. Chiara, ma io voglio chiederti una cosa, no? Tu, insomma, in questi anni veramente sei multitasking. Un pochino poliedrica. Circa 13 anni come inviata televisiva. Esatto, poi hai iniziato a fare ruoli importanti come attrice, regista adesso da poco. Ma qual è
mestiere che più ti piace? Tra tutte cinema, cose... televisione, qual è la cosa che più pensi sia adatta a te? Beh, un po' quelle che ho fatto, cioè nel senso non canto, non ballo, non faccio quello che non so fare. E allora dopo ti faccio ballare però. Ovvio, ovvio, mi pareva giusto. No, invece faccio quello che mi piace, per cui la comunicazione, per cui la televisione mi piace tantissimo, e il cinema perché fin da piccola proprio sono innamorata del cinema bello, che ti emoziona, e raccontare storie, quindi intrattenere le persone. Bello, bello, bel messaggio. Andrea, allora, abbiamo portato ebollizione il brasato e lo stufato, adesso abbiamo messo tutto in questa teglia, abbiamo aggiunto delle prugne, quelle che stai mangiando tu, quelle che sono rimaste. E quindi ce ne saranno due o tre in tutto? Adesso copro e vado a mettere al forno a 160 gradi per circa 2 ore e mezza. Bene. Noi, cara Chiara, abbiamo qua un grande amico di questa terza edizione di Chef in Campo, Unox, che è un altro componente del cast. Ed esce da qua, dal forno? No. Adesso ti facciamo vedere. È il nostro forno che prepara i nostri piatti. Lui è il primo forno professionale. È la parte integrante della... Esatto. Okay. Tu devi sapere che questo forno fa la qualunque, ma veramente la qualunque. Okay. E poi dobbiamo anche dire che Andrea, oltre a cucinare i vari piatti dei vari ospiti, è proprio un grande ambassador di queste nuove tecnologie. Okay. È vero. Sono innamorato di questo mio amico, che mi dà tante soddisfazioni, soprattutto in cucina. Ti snellisce anche un po' il lavoro, assolutamente, giusto? Assolutamente sì. Ti snellisce un sacco di lavoro. Tu conduci anche un programma di sport. Esatto, è da un po' di anni che seguo la ginnastica artistica, che è uno sport meraviglioso, e seguo in particolare la nazionale italiana, ma anche le campionesse e i campioni che vengono in Italia, che magari sono campioni olimpici. Bello. E su OA Sport e Sport U, che sono i canali web degli sport olimpici. E secondo la magia televisiva, ecco qua. È incredibile. Lo stracotto è pronto. Da una realtà parallela si è materializzato il nostro stufato. Hai visto? Ti ringrazio tantissimo. Questo che cos'è? Scusami, il mio push-up, giusto? Questo era il Ma ne hai portato uno, però. Esatto. Bene, allora... Un assaggino di push-up. Sì, che lo dobbiamo assaggiare. Andiamo a conoscere gli ingredienti di questa ricetta scelta dall'ospite della puntata di oggi, Chiara Sani. Lo stracotto di manzo al vino rosso e prugne. Gli ingredienti sono... 1 chilogrammo di bocconcini di manzo, 2 cipolle rosse, 3 carote, 2 coste di sedano. Poi abbiamo farina 00 quanto basta, un buon vino rosso, 100 grammi di prugne denocciolate, e questi sono gli ingredienti. Ma credevo io e questi, cioè io dentro allo stracotto. Oh, gli ingredienti. Allora, Andrea, riassumiamo il piatto. Sì, assolutamente. Allora abbiamo... Che bello, si assaggia. Abbiamo infarinato i bocconcini. Una volta infarinati i bocconcini li abbiamo saltati in padella con sedano, carota e cipolla. Poi abbiamo sfondato col vino rosso. Una volta che era stato fatto tutto questo, l'abbiamo fatto cuocere al forno a 160 gradi. Ed eccolo qua, il nostro stufato è pronto. Noi siamo pronti! Eccoci! Vai! Ok! Ok! Wow! 3, 2, 2, 1, vai! Fantastico! Cioè, lo mangi così senza stagliuzzarlo? No, vabbè, è troppo buono. Spero che vada bene. È buonissimo! Grazie. Non so che... Ma con una buona come te, che stracotto poteva venire? Non poteva venire male. Dai, parliamone, ma scusate. Allora, neanche da dire. Io direi che ci sta bene un vino qua, esageriamo. Sì, se no ci strozziamo. Allora, Chiara, adesso conoscerai un personaggio d'eccezione. Okay. Grazie a questa trasmissione lui è diventato l'uomo più corteggiato d'Italia. Stai scherzando? Non sto scherzando. Non lui pensa che è stato l'unico uomo al mondo ad essere stato corteggiato dall'unica azienda edile di imbianchine donne del Paraguay, che sono arrivate qua per vederlo stappare le bottiglie. No. Matteo Carreri. Vabbè, ragazzi, un'apocalisse. Tutti, eccolo. Qua. Ma non mi conoscevi? In effetti è affascinante. E non ti parlo delle pesci femmine, anche no. Di l'hai riconosciuto adesso, l'hai riconosciuto. Guarda come porta la bottiglia, con che garbo, guarda con la pochette. No, vabbè, la pochette è meravigliosa. È non abbinata alla cintura, ma vi rendete conto? È totalmente dicotomica. Allora, Matteo, che vino hai deciso di portarci da abbinare? Se questo stracotto è buono, è anche merito mio, perché io allo chef gli ho dato il vino giusto. Hai esalato. Ebbene sì. Guarda che è veramente buono. Vi prego di notare la bottiglia. Bello. Sull'etichetta c'è questo calice con due volti che si guardano. Si guardano in maniera platonica e si chiedono
che aroma c'è all'interno di questo vino, e non a caso si chiama Roma. Ma di cosa stiamo parlando? Del re dei vini rossi della Campania, dunque il Taurasi 100% di Aglianico, un grandissimo vino. Dobbiamo pensare che questo vino sta 24 mesi nelle botti di rovere, quelle piccole piccole, per poi fare un affinamento di 6 mesi in bottiglia. Dunque, quando noi apriamo la bottiglia, non facciamo altro che un nobile gesto, soprattutto nei confronti del produttore, che ha messo tanti anni per regalarci questa grandissima gioia, che noi dobbiamo degustare e sentire quelli che sono i suoi aromi. Beh, io devo dire una nota importante per quanto riguarda i vini, che ogni puntata, Matteo, dalla prima edizione, ci porta a conoscere per i nostri telespettatori, ma anche per noi che facciamo questo mestiere, perché è importante. Un buon vino, certo, tutti i giorni va servito, fa bene, Matteo, diciamolo. Sì. E noi facciamo un giro dell'Italia, andiamo a scovare quelli che sono i vini un po' particolari che ci rendono famosi in tutto il mondo. E nel frattempo a te ti scovano le donne più assurde del mondo. Ma cosa ci fa lui alle donne? Non lo so. La risposta è qua. La risposta è lì. Aroma. Aroma. Beh, si accompagna bene. Mamma mia, non ho parole, ragazzi. Si accompagna bene. Voglio stare qua sempre. Lo dicono un po' tutti. Allora, chiudiamo in dolcezza. Facciamo arrivare la nostra Manuela in pole position. Ma guarda cosa ha fatto. Ed eccolo, il dolce realizzato in diretta per te. Ma è bellissimo. Allora, come ti dicevo prima, per te ho pensato a un biscotto croccante al cacao aromatizzato al caffè con una mousse di zabaglione e all'interno una gelée di caffè. Che bello. Caspita, ragazzi, è bellissimo anche come l'hai presentato. Grazie. La... E allora, Chiara, andiamo al centro dello studio tutti insieme per chiudere questa puntata. Veramente. Scusate, per favore, Valeria, io devo fare il balletto. Me l'hanno promesso proprio da contratto. Devo fare la morte del cigno tartufato. Io sono il cigno e tu sei il tartufo. E allora, a questo punto, noi ringraziamo naturalmente tutti quanti voi. Con la musica chiudiamo e vi lasciamo coi consigli dell'oroscopo. Terry, vai. Ciao a tutti. Com'è? Così, anche con la torta. Cari amici, Chef in Campo vi offre anche il grande oroscopo dell'estate. Allora, cari amici dell'Ariete, voi avete una grande energia e tanta fortuna, specialmente dalla seconda parte, diciamo, dell'estate. Cari amici del Toro, avete Venere che è splendida, quindi nuovi amori, dovete ricominciare tutto da capo, non vi preoccupate, aprite questo bellissimo cuore. Cari amici dei Gemelli, lo so che state pensando a quel progetto che non riuscite a portare in fondo, quell'obiettivo, invece ci riuscirete. Vi garantisco che dalla fine di agosto qualcuno vi aprirà le porte. Cari amici del Cancro, avete già tutto pronto, avete già tutto programmato per quanto riguarda il lavoro e state andando bene, avanzamenti di carriera, sicuramente qualche guadagno extra e tanti contatti, tanti tanti. Cari amici del Leone, e ve lo so che dite sempre no, siete il Sebastian contrario dello Zodiaco, ma invece il Sole è tutto vostro e siamo, diciamo, in piena estate, quindi è il vostro momento, avventure, se non volete impegnarvi in amore, se invece qualcuno sta lottando per una crisi amorosa, si risolverà e anche in maniera molto positiva. Cari amici della Vergine, allora dovete essere un pochino parsimoniosi, lo sappiamo che siete un pochino avidi per quanto riguarda il denaro, però adesso è un momento particolare, ma non perché non c'è lavoro, voi avete lavoro e se non l'avete vi viene confermato il lavoro, però soltanto che siete voi che avete un po' le mani spendaccione.